Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un nuovo video. Oggi signori andiamo a provare Toxic Crusaders, titolo che abbiamo visto durante la presentazione sempre quest'estate là con il Summer Game Fest, titolo che credo si ispiri a un cartone animato, serie che io non conosco onestamente, però il gioco mi è garbato, è molto alla Tartarughe Ninja, l'ultimo Shredder's Revenge, un beatmap a scorrimento sostanzialmente, molto colorato, molto acceso, molto molto figo. Il gioco però dovrebbe uscire il... sai che non so se il prossimo anno, però volevo provare la demo che potete trovare anche su Steam, quindi lo andiamo a provare insieme perché questi giochi sono una gran figata, sono molto molto fighi. Questa la demo è solo in inglese, poi credo che sia anche, potrebbe essere anche in italiano il gioco, sai che non mi ricordo. Si può giocare fino a 4 giocatori, molto alla Shredder's Revenge. Gee, fellas, Dr. Killama finally pulled out all the stops. Seeing as no one else is available, this looks like a job for the Toxic Crusaders. Mi ricordo se era un... perché cercando un po' in giro sostanzialmente dice una sitcom basata sempre cartone, cose del genere. Però, ah, questo la usiamo. Sapin, ma la dobbiamo pestare? Dobbiamo pestare gente? Aspettiamo che arrivano i cattivi. Classici beatemap, signori. Non so quanti di voi siano infognati con questi, però... ne stanno facendo diversi discretamente interessanti, perché poi c'erano i tempi della sala giochi, insomma c'era una marea una volta di titoli di questo genere, quindi... Questo qua mi è garbato tantissimo, sia per lo stile, perché questo stile pixelloso io onestamente lo apprezzo tantissimo, anche ai giorni nostri, anzi soprattutto ai giorni nostri, ce ne sono anche altri che usano stili diversi, questo è proprio uno stile voluto, tra parentesi, e... insomma, per dire, pure Slap and Beans di Bud Spencer e Terence Hill uscirà quest'anno, il secondo capitolo. Canine, but something about the scenery today leaves a lot to be desired. Now, Junkyard, let's not be harsh. The Tromaville Civic Association put a lot of care into their high street restoration project. It's not their fault an army of alien interlopers decided to trample all over it. Yeah, when I mark my territory, it's cute, but when these bozos do it, it's just plain rude. Questo è da provare in realtà con l'arcade stick, che avrei anche, però... più che altro è tanto per provare un po' i comandi. Devo dire la verità, forse Shredder's Revenge stanno fatti un po' meglio. Ti danno un po' più di feedback, un po' più di... no, non lo so, mi do questa impressione che... I comandi, per carità, non è che sono fatti male, si riesce a fare quello che si vuole fare in modo anche abbastanza preciso. Però proprio... senti il sound, poi. Look sharp, you maggots! You call this an invasion? Guardate i fondali, poi che figata, military might. You're telling me, even when I worked for these guys, they were useless. And don't get me started on the office parties. Oh yeah, I forget. You used to be one of the bad guys. Glad you saw the light of day. What can I say? You've grown on me. Forse ci vuole un po' di vibrazione, perché la vibrazione non c'è per niente. Già quella secondo me... cioè no, in realtà c'è, ma proprio leggevo che mi sono concentrato, proprio ho sentito la vibrazione del pad. Ti dà quel qualcosa in più, per quanto poi come detto se lo giochi con anche l'arcade stick non è che ti serve la vibrazione del controller. Però non lo so, solo questo per quanto riguarda i comandi, ma per il resto una primissima impressione. Poi, ah, ma hanno rotto il culo? Maledizione. Però io sto stile lo adoro, signori. Sto stile veramente lo adoro. Infatti quando ho visto la presentazione ho detto vabbè, questo quando uscirà sarà nostro assolutamente, così come lo è stato Shredder's Revenge. Che tra l'altro Shredder's Revenge ho preso anche due versioni, una limited e una collector, che facevano due siti diversi tra l'altro. La collector Mega Power mi deve ancora arrivare, anche se è uscito da mille anni, lo so, ma purtroppo la facevo in sito che praticamente fa le prenotazioni e il gioco ti arriva 10 anni dopo, se va bene. E quell'altra invece è arrivata già da un bel po', però ancora non ve l'ho fatta vedere. Hey, where'd everybody go? Looks like they're heading into that diner for a bite to eat. An army marches on its stomach after all. Oh wow, dinner time! Do you think they allow dogs? Whoa! They're trashing the place! Not cool, bug dudes! Not cool indeed, Fender! Disorderly conduct is one thing, but trashing a small business outside of a public holiday? That's un-American! Mm.
Dai. Beh, sti giochi la cosa fighissima sono sempre gli ambienti, i personaggi, i colori soprattutto. Molto retro, giustamente, perché erano, si rifanno sempre ai giochi di una volta, della sala giochi, che erano molto colorati, erano una figata assurda. E questi giustamente riprendono anche quello stile e fanno bene a farlo, eh. Ce ne sono anche alcuni che non riprendono, diciamo, quello stile retro, ma questo io lo apprezzo particolarmente, soprattutto perché ti fa tornare un po' bambino, dai. Anche semplicemente con lo stile, gli anni 80, gli anni 90 del... con i colori, è qualcosa che onestamente apprezzo. A una certa te viene ad apprezzare cose del passato. Satapim. Poi tartarughe ninja erano le tartarughe ninja. Questo, come detto, non c'ho tanto appeal dal punto di vista della... cioè, non conosco Atomic... Atomic Crusader. I've heard of the lunchtime rush, but this is ridiculous. Can you blame him, Doc? At these prices, you'd be crazy not to eat here. Well, that's a relief. Practice a little mad science over the years and people make all kinds of assumptions about your sanity. Vai, vai, vai. Pestaggio brutale. Dove si va? Ah, bene. È cattivo questo? Pare di sì. Aia. Sono quelli cattivi proprio. Pestalo. Aia. Quello si rialza pure con stile, eh. Noi siamo un po' ammaccati, credo. Occhio. Ma questo se para pure. Io non credo di potermi parare. Mi ha rotto il culo. Senti che... aia. Niente, quello mi dimentico sempre. Satapim. Aspetta. Ok. La rigidoria de... top. Time to give these guys their just desserts. Just as long as they finish their vegetables first. Yeah. Oh, and then maybe they can visit the salad bar. Easy now. Let's not wear out the joke. Iniziano a diventare più cattivi, attenzione. Naturalmente, come avete visto, si può giocare fino a 4 giocatori in cooperativa. Quella è anche la parte fighissima. Tacci tua. Via seggiola alla signora. Grande. Aia. Ma con la frusta? Signorina. Sembra eccessivo. Andiamo a prima questo con la lanciafiamme. Badilate sulla signorina eventualmente, che comunque la frusta ce dà, eh. Posso via pure questi? Dai. Sapim, non è vero, liscio. Sapim, bravo. Vabbè, almeno magna, va. Ma signora, sennò ti ribalta male. Mettiamoci un po' dietro. Honestly, manners these days. After them, fellas. We still need to split the check. Superheroes aren't made of money, you know. Ma secondo me, aspettate un attimo, eh. Quello là che fanno gli obuti. Ma li facciamo danno pure a loro? O è semplicemente materiale radioattivo e basta? Per sapere, eh. Oh, that doctor Killamoff! I'm gonna give him a piece of my mind! Now what rhymes with get out of here? Game of the year! That seems unlikely. Scusate. Via signora. Yeah. Aia. La signorina. Si stia. Boom. Stavolta sì, abbiamo. Io non vado nella pozza radioattiva perché mi sento molto al sicuro, onestamente. Te lo dico in amicizia, signorina. Qua molto bene. Urla devastanti. Attento. Ho sbagliato. Ho sbagliato le tempistiche. Via lui. E vai a cagare. Tira io in bocca. E niente. Vai, vai. Vai di violenza. Ancora. Insiste. Insiste. E che... attenzione che sono tanti. Tira io in faccia. No, pialo però. E che cos'è?
E questi ci fanno il culo, quello già. Satabim. Sì, ma non riesci a fermarli questi maledetti. Madonna santissima, quello è cattivo, eh. Ma non lo pigli lui? No, lui non lo piglia. Piglia in faccia. I pugni e botte ci piglia in faccia. Continua. Niente, non... non ci se la fa, non ci se la fa. Questo è più cattivo. A parte c'è quello stronzo che separa. Tira io in bocca. E qua la cooperativa ce la vedo bene comunque, perché almeno ci si attacking occupa our home? Un lato, un po' dall'altro. This time you've gone too far, Killamoff. He has been trying to kill us for two stages now. I know, but a man's dump is his castle. This is personal. Merda, coglione. Prima questo che è cattivissimo. Subito. Fermiamolo sul nascere. E beh, piano piano magari ci fai pure l'occhio, però. Dai, venite qua che da là non vedo niente. Posso via pure la macchina. Bella. Zapim. Bellissimo. La devo tirare. Cattivo. Che è cattivo. Satadam. Via macchina. Boom. No. Ah cazzo. Ma poi non ho capito, posso stare sulla zona radioattiva? Questo che non ho capito. Madonna. Aspetta, stanno a mettere a panino qua. Questo separa sempre. Porco due. Grande. Aia. Vai, vai di finezza. Naturalmente questo quando uscirà lo prenderemo. Day one, day one, ve lo dico. Anche se come detto non conosco Satapin. Però mi sembra, sì, un po' meno curato di Shredder's Revenge. Anche per quanto riguarda le abilità di... cioè, abbiamo due tasti. Attacking the good people of Tromaville is one thing, but trespassing on our toxic waste dump? Where's your sense of decency? And smell. Decency's got nothing to do with it. I'm just finishing what I started years. I mean, days ago. Psycho, launch the weapon. You got it, boss. Mi sembra un po' scarno dal punto di vista del gameplay, del semplice fatto it's che con un tasto diamo pugni e calci, l'altro l'abilità quella che gira in tondo e dal calcio. E un altro che invece raccogliamo gli oggetti. Oltre a quello per saltare, che però il salto è totalmente inutile. It's Paluto, the living oil slick. And he's looking stronger than ever. Dai, tiriamo questo in testa. Però non gli faccio niente, credo. Anche se gli tiro questi, no? Aia, mortacci sua. Se noi eliminiamo questi, da un certo punto di vista può essere utile, ma... finito. Cazzo. Vabbè, facciamo così che famo prima, gli famo più danno. Cazzarola. Moriremo malissimo, però. Abilità veramente malissima. Che poi Polluto. Polluto, beccate pure sto baiocco. Aspetta, vieni qua. Aia. Così per forza, perché sennò. Poi noi con lo scopettone, scusa, lo metto. Merda. Non so se sia la cosa migliore questa. Aia. Leva questi. Merda.
Perché poi in realtà sono questi quelli più cattivi. Perché lui lancia le cose, ma... Sì, è una volta. Cioè, più che altro se elimino pure questi, penso che mi arrivino quelli ancora più cattivi. Tipo la signora con la frusta e l'altro... Che fa le mosse tecnico-tattiche, quindi forse... Guarda. Dai che manca poco, eh. Mi sfida gli occhi. Via. E noi siamo rimorti di nuovo, però pure lui non si transforma, eh. Dai, cioè, abbiamo la faccia un po' così. Take that, you overgrown oil spill! Yeah, take a hike, Killamoff! The only thing slick around here is the beatdown we just dished out! Excellent work, Toxic Crusaders, and excellent wordplay. It's days like these that make me proud to be a hideously deformed creature of superhuman size and strength. No, è molto, molto sportiveggiante stilisticamente, come detto, forse il gameplay è un pochino troppo scarno, tra virgolette. Va bene ragazzi, io a questo punto direi di salutarci qui con questo video, con questa demo che tra l'altro era anche finita, perfetto. Mi raccomando, voi fatemi sapere la vostra, ditemi se l'avete visto, ditemi se avete anche voi passione per questo tipo di giochi e magari cosa mi consigliate. Scrivetelo sotto nei commenti, magari qualche gioco del genere, sia attuale che magari anche qualche, vabbè, se vi dico vecchi titoli della sala giochi a voi a qua fa la lista, però voi ditemelo nei commenti se avete qualche chicchetta. Noi comunque il cabinato ce l'abbiamo, anche retro gaming ci possiamo attrezzare, quindi fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo alla prossima ragazzi, un saluto a tutti da Questa Leale.